Una buona serata, buona domenica, buon anno soprattutto, perché torna l'Abruzzo del pallone, ovviamente con la pagina dedicata alla Serie D, le immagini, le interviste, quelle a cui il format a cui siete abituati anche in questo 2022 che ci ha messo un po' per tornare, perché ci sono stati i rinvii in Lega Pro, lo sapete, ci sono stati anche in Serie D, oggi un paio di partite sono state rinviate, qualcuna è stata recuperata in settimana, altre, per esempio il Notaresco, recupererà mercoledì. Però insomma speriamo mano a mano di metterci in, di rimetterci in carreggiata un po' tutto il campionato, con la giornata odierna che ha visto una giornata positiva per le abruzzesi, tutto sommato, perché una sola sconfitta nel derby tra Vastese e Nereto, ha vinto la Vastese, ha perso ovviamente il Nereto, un pareggio per il Pineto e poi due vittorie, quella del Notaresco contro l'Aurora Alto Casertano, fanalino di coda, vittoria semplice, possiamo dirlo, e poi la vera notizia di giornata, servizio con cui apriremo questo numero dell'Abruzzo del pallone, è il successo, il primo in casa del Chieti, che ha atteso la capolista per vincere la prima allo stadio Guido Angelini, e ci fa particolarmente piacere, anche perché questo poi dà la possibilità anche a chi insegue l'area canatese di poter accorciare sulla vetta. Vi ricordo, augurandomi di nuovo un buon 2022 di calcio, noi ci auguriamo insieme a noi, che potete interagire con noi al 392-623-7060 WhatsApp o SMS, e che potete anche commentare la nostra diretta Facebook. Vi ricordo anche, ecco qua, colpaccio del Chieti, era ora, lo diciamo anche noi. Saluto chi mi accompagnerà, Andrea Costantini, per tutta la serata. Ciao Andrea. Ciao, ciao a tutti, buonasera. E poi, visto che partiremo con il Chieti, saluto in piattaforma chi ve la racconterà, chi ce l'ha raccontata oggi la partita, Stefano Recanati. Ciao Stefano. Ciao a tutti, buonasera a tutti, ciao. E allora, si è concluso, si sta concludendo, adesso non ho il cronometro sotto mano, non so se Empoli-Roma è finita, comunque la Roma sta vincendo 4-1 al Castellani, successo dunque per i giallorossi di Mourinho, aspettando il posticipo di questa sera tra Milan e Juventus, molto importante, 4-2, mi dice Andrea Costantini, aspettando come detto il posticipo delle 20:45 Milan-Juventus, importante per la parte alta della classifica di Serie A, ma noi ovviamente stiamo parlando di Serie D, allora ci vediamo i risultati e la classifica con l'ausilio della grafica. Castelfidardo Fiuggi 1-3, Castelnuovo Vasto Girardi rinviata, Chieti Recanatese 1-0, decide il gol di Fabrizi, la gara dello stadio Angelini di Chieti. Altre due gare rinviate, quella del Fano contro il Porto d'Ascoli e quella del Matese contro il Trastevere. Il Notaresco batte 4-0 l'Aurora Alto Casertano, finisce senza reti invece a Riviera delle Palme tra San Benedettese e Pineto. Successo in trasferta del Montegiorgio a Tolentino, Montegiorgio che in settimana nel recupero aveva impattato 1-1 con la Vastese, che oggi segna il suo sesto risultato utile consecutivo, 5 vittorie e un pareggio, battendo 5-2 il Nereto. Vediamo la classifica, sempre con l'ausilio della grafica. La Recanatese rimane a quota 39 punti, 34 punti per il Trastevere, 32 per il Fiuggi, 28 per Notaresco e Porto d'Ascoli, 27 punti per la Vastese, che diventa la seconda forza abruzzese di questo campionato, 26 punti per il Tolentino, 25 punti per il Pineto, 22 per il Castelfidardo, 21 per Vasto Girardi e Chieti, 20 punti per Matese, Castelnuovo e Montegiorgio, 19 punti per la San Benedettese, 18 per il Fano, 9 per il Nereto e 2 punti per l'Aurora Alto Casertano. Stefano, prima di venire da te, voglio da Andrea un commento generale ai risultati di questo pomeriggio, in, diciamo, in tutte le chiavi, sia in chiave abruzzese ma anche rispetto a come è in questo momento la classifica. Questo stop della Recanatese può, a tuo avviso, riaprire il campionato? E poi in coda, Nereto e Aurora Alto Casertano sono troppo staccate in questo momento?
Allora, intanto è un segnale il fatto che la Reganatese abbia perso. Ora vedremo quale sarà la reazione della squadra di Pagliari, se ci saranno controindicazioni ulteriori oppure se la squadra saprà reagire. Però, insomma, intanto la Reganatese frena. Questo è positivo. È chiaro che il Trastevere non ha giocato sul campo del Matese, avrebbe potuto accorciare, lo ha fatto il Fiuggi, anche se un Fiuggi ora diverso rispetto a quello che ha ben figurato all'inizio stagione. Notaresco è molto staccato, se vincesse il recupero di Castelfidardo salirebbe a meno 8 e forse sarebbe ancora fattibile una rimonta, peraltro molto, molto difficile. Non è il caso di illudersi, perché la Reganatese ha dimostrato di essere la squadra più forte, però, ripeto, vediamo come reagisce a questo stop e vediamo se le altre riusciranno a incalzare, perché altrimenti c'era quasi la sensazione che la Reganatese stesse andando col vento in poppa. Vediamo, insomma, se questo è un incidente di percorso e basta, oppure se potrà avere ripercussioni. Poi, per il resto, per quanto riguarda la parte bassa della classifica, o meglio, non la parte bassa, perché c'è la San Benettese, ma in realtà il Pineto non fa parte della zona bassa, però quel pareggio tra San Beppe e Pineto probabilmente serve poco a entrambe, è poco funzionale al Pineto che deve rosicchiare punti da chi sta davanti, è poco funzionale una San Benettese che ogni volta si dice rinforzata, adesso si riprende, adesso esce fuori dalle secche della zona playout, però continua a restare lì. Prima o poi accadrà che la San Benettese decollerà, però continua a restare lì. E per il Pineto, insomma, a questo punto sì, poteva perdere con quel calcio di rigore, però insomma non è che faccia né morale né classifica. Benissimo la Vastese, che continua col suo momento, sì, addirittura come hai detto tu è ora la seconda squadra abruzzese del campionato, se leggiamo la classifica e se pensiamo a dove era la Vastese un mese e mezzo fa, è davvero una straordinaria rincorsa, un ottimo momento. È evidente che però la copertina oggi va al Chieti, perché abbiamo detto sì della Recanatese, ma il Chieti ha intrapreso una strada evidentemente positiva dopo un po' di turbolenze, la posizione di Lucarelli è anche un po' messa in discussione, però gli interventi di mercato hanno fatto bene. Poi bisogna dire che il Chieti ha trovato in Fabrizi anche il giocatore che segna con continuità e riesce a garantire quel bottino di gol in questo momento che poi serve per valorizzare il lavoro della squadra. Quindi da novembre a ora Fabrizi si sta dimostrando l'uomo in più del Chieti, Orlando è il degno partner e il Chieti sicuramente oggi ha fatto davvero il colpo da copertina, e se si doveva aspettare questo momento, insomma, alla fine è arrivato con una vittoria di prestigio. Eh sì, è vero. Prima di vedere il servizio di Chieti Recanatese che ci racconta Stefano, poi con lui ovviamente faremo l'analisi della gara dell'Angelini, fatemi salutare la nostra Roberta Di Sante che è a casa e purtroppo questo maledetto virus ha colpito anche lei, quindi gli facciamo l'augurio di una pronta guarigione, ovviamente aspettando di riaverla nei nostri studi o in collegamento, poi insomma deciderà assolutamente lei, quindi un saluto a Roberta, rimettiti presto e speriamo insomma che questa anche i numeri dei contagi generali, non solo nel mondo del calcio, anche nella nostra regione e nel nostro paese, diminuiscano. Cominciamo subito, Stefano, facciamo vedere il tuo servizio, Chieti Recanatese 1-0, vediamo. Mister della Recanatese Pagliari, nostro ex 0-20, nostro ex attaccante. Prima del fischio d'inizio, in occasione delle manifestazioni per il centenario della società teatina, premiati il tecnico della Recanatese Giovanni Pagliari, ex attaccante neroverde per 5 stagioni dall'89 al 94, per lui 130 presenze, 17 reti, una promozione in C1 ed il compianto Giuseppe Farina, che ha vestito la casacca dei teatini negli anni 40. Ancora assenti Aquilanti, Lucarelli ritrova però Bassini che va subito ad occupare il centro della difesa. Per il resto 3-5-2 confermato con la coppia offensiva formata da Orlando e Fabrizi. La capolista recanatese vuole riprendere il nuovo anno così come va lasciato il 2021. Allora Pagliari si affida al 4-2-3-1 con l'ultimo arrivato Meloni già in campo in luogo di Somma. In avanti l'unico riferimento offensivo è Defendi. Ritmi blandi tra le due squadre nei primi minuti, ma è la formazione di casa a provarci al sesto. Calcio di punizione interessante di Meloni.
Daniele che calcia sulla barriera, poi il pallone acquista una traiettoria beffarda che per poco non beffa Orbietis. La pausa di un mese si fa sentire, ma con il passare dei minuti i leopardiani crescono trascinati dal solito sbaffo. Il numero 10 conquista la sfera a centrocampo e dopo aver vinto un paio di rimpalli prova la conclusione dei 30 metri con la sfera che sbatte sull'incrocio dei pali con Forti immobile. Si dispera Baffo a due passi dall'Eurogol. Il Chieti prova a sorprendere la capolista con le ripartenze, così come avviene al 27esimo quando Pietrantonio sfugge a Meloni e va giù in area di rigore, ma è giusta la decisione di Fantozzi di non concedere il penalty. Gli ospiti provano a scardinare la difesa con delle sventagliate da lontano a liberare gli esterni, come avviene al 40esimo con Quacquarelli che lascia sul posto Chiacchi, attenti però i suoi compagni in aria a liberare la sfera. Alla fine dei primi 45 minuti è 0-0. Chieti molto intraprendente ad inizio ripresa che passa un po' a sorpresa anche a condurre la contesa. Calcio di punizione perfetto anche dopo di Pietrantonio che incoccia il palo sulla sfera, si avventa Luca Fabrizi che di piatto deposita in fondo al sacco. Poi la corsa sotto la curva Volpi per festeggiare l'ottavo centro in stagione. Il gol dello svantaggio risuona come una sveglia per la Recanatese che si getta a capofitto alla ricerca del gol. L'occasione capita al 20esimo sui piedi del solito sbaffo che aggancia bene in aria, ma da due passi incredibilmente cestina sull'esterno della rete. Recanatese a trazione offensiva quando mister Pagliari manda in campo anche Ferretti passando al 4-2-4. Nel Chieti invece c'è l'esordio di Elwasni a fargli spazio tra gli applausi l'autore del gol Fabrizi. La Recanatese spinge ma non riesce a pungere, con il Chieti sempre ordinato in fase difensiva e che dopo aver sofferto poco nulla nei minuti di recupero può festeggiare la prima vittoria stagionale tra le mura amiche che stava diventando sempre di più tabù della squadra di Lucarelli. Con questa vittoria il Chieti esce dalla zona play-out e domenica prossima contro il Nereto, occasione d'oro per cambiare il volto della stagione. La Recanatese incappa invece nella seconda sconfitta stagionale che però non scalfisce l'ottimo cammino fin qui avuto. Finalmente, dunque, finalmente primo successo interno per il Chieti, poi ovviamente sentiremo le interviste, ma vado da Stefano, bello scherzetto ha fatto il Chieti al suo ex attaccante Giovanni Pagliari, eh? Eh sì, poi l'ha detto anche il mister Pagliari all'interno della sala stampa, ed ha detto, ha fatto una battuta, diceva era meglio non prendere il premio e portarmi a casa i tre punti, l'ho detto sorridendo, ovviamente gli ha fatto molto piacere essere ricordato dalla società del Chieti, ma oggi la squadra di Lucarelli ha fatto molto bene, si è visto che pian piano la squadra neroverde sta credendo nei propri mezzi, soprattutto nella fase mentale della partita, quando nella prima parte della stagione certe occasioni, certe ripartenze, certi errori li pagava subito, invece oggi ha fatto una partita attenta, soprattutto in fase difensiva, ha concesso poco alla squadra, molto compatta tra i reparti, non si è disunita, anche quando poi la Recanatese aveva iniziato a palleggiare bene, a mettere in campo proprio le sue qualità, e invece oggi, ripeto, è stato un bel Chieti che, come ho detto anche nel servizio, magari possa essere proprio la risalita, no, della squadra neroverde, magari per un campionato tranquillo quest'anno. Ecco, questo è intanto l'incrocio dei pali di sbaffo, ma poi ne parleremo, anche perché tra sbaffo e Quacquarelli, che sono quasi simili, insomma cambia solo il numero, ti voglio vedere a distinguere l'uno dall'altro, però ti chiedo quanto questa vittoria, al di là del fatto che sia arrivata contro che sia la prima in casa e, a Chieti non vedevano l'ora, e anche noi abruzzesi non vedevamo l'ora che si sbloccasse, insomma che finisse il tabù dell'Angelini, però ti chiedo quanto poi psicologicamente aver battuto una squadra, e come diceva prima Andrea, sembrava andare con il vento in poppa, e farlo legittimando il successo, possa dare una spinta di autostima al Chieti, che probabilmente in certe circostanze scendeva in casa tra le mura amiche anche contro formazioni abbordabili, e aveva quasi quella tensione che ti attanaglia un po' quando sai che davanti al tuo pubblico devi vincere. E sicuramente oggi il Chieti si è scrollato di dosso un peso veramente grande, no? Quello di dover a tutti i costi vincere questa benedetta partita in casa, perché comunque lo stadio, i tifosi hanno sempre risposto bene sia in tribuna che in curva, e quindi c'era
questa paura, no, di non vincere questa partita. Invece oggi è stata fatta e sicuramente questo libererà non poco la mente dei giocatori, ma di tutto l'ambiente nero-verde. Poi però domenica arriva una partita che secondo me è più difficile di quella di oggi, perché arriva il Nereto, e se la partita col Nereto la prendi con una gamba diversa e con l'approccio diverso rispetto a quello della Recanatese, rischi di poter poi vanificare quello di quanto hai fatto bene oggi. Certo. Oh, Andrea, un messaggio era diretto a te. Ti scrive Giovanni: a quanto pare hai cambiato idea su Fabrizi, che tu non ritenevi evidentemente come un titolare per questa formazione, ottavo centro in stagione. Ma hai cambiato idea? Se vuoi chiarire, ti faccio rispondere. Non ho cambiato idea. Il discorso è molto semplice: i giocatori devono essere bravi in campo e devono dimostrare lì. La valutazione fatta da Fabrizi sul fatto che fosse un giocatore tra la titolarità e l'essere una riserva è un discorso che io rifarei tranquillamente. Il Fabrizi che ha giocato negli ultimi due mesi è un giocatore che fa gol con costanza ed è un giocatore forte, quindi che merita di giocare e di essere titolare nel Chieti. Ma non a caso il Chieti ha migliorato il suo rendimento anche quando ha trovato un giocatore che riesce a segnare con continuità. E peraltro aggiungo che è meglio vedere il gol di oggi che non quelli bellissimi fatti in precedenza, perché ha fatto dei gol anche di pregevole fattura, ma sono questi i gol che ti permettono di essere continuo e di essere un rapace d'area, cioè andare prima su quel pallone e fare il gol facile. Così gli attaccanti fanno tanti gol. Lui ora sta dimostrando di essere un giocatore assolutamente all'altezza della situazione. Si pensava che Akamadu potesse essere il giocatore su cui fare il pilastro del Chieti e trovargli uno da mettere a fianco. Poi Akamadu è andato via, Fabrizi ha segnato, è arrivato Orlando, che è il degno partner in questo momento di Fabrizi, e così facendo il Chieti ha messo a posto l'attacco, che non andava granché bene nella prima parte della stagione. Poi ripeto, un giocatore se ha delle capacità e dimostra nel corso delle partite di crescere, di migliorare, di maturare, ben venga, e lui lo ha fatto. Peraltro poi sono andati via altri calciatori che evidentemente erano loro non all'altezza della situazione, mi riferisco ai vari Sapone e Baldè. Quindi insomma l'attacco del Chieti è stato in buona parte rifatto, e chi c'era come Fabrizi è salito di livello, tutto qui. Peraltro giustamente Andrea, Stefano ha introdotto un argomento, e cioè la capacità probabilmente anche di correggersi in corsa. Il Chieti non è che sia stato rivoluzionato, però ha messo dentro elementi che possano essere funzionali al tecnico. Andrea ha citato Orlando, io ti aggiungo per esempio El Wasni, che oggi quando è uscito Fabrizi ha preso il suo posto ed è un cambio che può essere anche titolare, è arrivato Ventola. Insomma, questi giocatori poi, il completamento della rosa probabilmente serviva. Vi faccio un altro nome, vi faccio il nome di Koulibaly, che oggi è entrato sul finale e mi è piaciuta proprio una sua giocata, perché a un certo punto con il Chieti che era in sofferenza, un pallone sulla tre quarti, lui non l'ha sprecato, non l'ha buttato, è andato subito ad alzare la testa e a girarlo dall'altra parte con grande personalità. Ecco, sono questi giocatori che serviva al mister, giocatori che riescono a prendere per mano la squadra nei momenti difficili senza farsi prendere dalla frenesia, portando anche i più giovani a crescere, perché sicuramente il Chieti è anche una squadra giovane, soprattutto nel reparto difensivo, e quando hai questi giocatori che comunque hanno hanno esperienza, hanno tante partite sulle gambe in Serie D, riesci a dare anche quel consiglio in più ai tuoi compagni di squadra, soprattutto ai più giovani. Forse questo ha trovato Lucarelli in questo mese di mercato. Il mese di stop è servito tanto per lavorare, io l'avevo visto già nell'amichevole, appena è sembrato un gruppo più compatto, e ti ripeto, secondo me da oggi in poi il Chieti può fare un altro campionato.
Scendiamo negli spogliatoi, ci andiamo ad ascoltare le voci dei due tecnici, Lucarelli e Pagliari, sempre al microfono di Stefano Recanati. Abbiamo fatto un secondo tempo di grande sofferenza però, bisogna dirlo, con la Recanatese che teneva palla, con la loro qualità ci facevano girare, noi eravamo organizzati e gli concedevamo questo tipo di giropalla sterile volendo in alcuni momenti, con i traversoni e con le palle inattive ci mettevano in difficoltà perché hanno struttura, quindi il fatto di consegnare palla a loro e noi scivolare e cercare di tenere campo in ampiezza, grazie anche al fatto che ci siamo allenati qualche volta sull'Angelini questa volta, quindi la società la ringrazio perché mi ha messo a disposizione l'Angelini, 3-4 volte siamo venuti qui a fare allenamento e ci siamo resi conto che veramente ci alleniamo su un campo quasi da calciotto e poi giochiamo su uno stadio e fa veramente tanta differenza. Invece il fatto che ci siamo allenati qualche volta di più su questo stadio, su questo campo, anche se non sta nelle migliori condizioni, però secondo me ci ha anche aiutato. Paradossalmente adesso arriva una sfida più difficile di quella con la Recanatese. Sì, assolutamente sì, perché adesso noi non dobbiamo commettere lo stesso errore che ha commesso forse, ma non lo so, la Recanatese, e dobbiamo essere concentrati. Noi adesso dobbiamo avere questa umiltà che abbiamo avuto oggi, se c'è bisogno di soffrire pure domenica prossima, ma portare 3 punti. Adesso è troppo importante continuare a fare punti nelle prossime partite e domenica è decisiva. Penso che non abbiamo fatto una grandissima partita, anche se abbiamo, cioè se c'è stata una squadra che ha giocato a calcio è stata la Recanatese, perché il Chieti ha fatto solo una partita difensiva, doveva fare quello, e poi quando nel calcio vinci su una punizione l'unico tiro in porta, allora tutti i complimenti, magari col Pinedo che hanno tirato 7 volte in porta e perso, e la squadra ha fatto male, perché il calcio è fatto dei luoghi comuni, di frasi fatte. Qui se c'era una squadra che ha giocato calcio è stata la Recanatese, creando molto poco rispetto alla mole di gioco e quello che creavamo le altre settimane. Non abbiamo tirato molto, loro sono stati bravi in fase difensiva, poi una volta che sono andati in vantaggio hanno sfruttato questo vantaggio, insomma l'hanno tenuto senza rischiare più di tanto fino alla fine. No, a me non mi preoccupa niente, non è che siamo il Real Madrid, io mi preoccupo il fatto che la squadra deve ritrovare lo spirito. Oggi l'unica cosa che posso dire ai ragazzi è che ho visto un po' di superficialità, perché secondo me anche il primo tempo che andavamo con una facilità, giravamo la palla con una certa facilità, pensavamo che il gol prima o poi venisse. Ecco, se devo rimproverare una cosa della mia ex squadra è quello, però hanno provato sempre a giocare, c'è un gruppo straordinario, ma non è che se noi non vinciamo è una sorpresa che stiamo lì, perché ci sono squadre che hanno speso molto più di noi, perciò noi dobbiamo seguitare a fare il calcio che abbiamo fatto finora e vediamo quello che succede, insomma. Allora, queste le parole. Mi hanno colpito, Stefano, un paio di passaggi, sia di Lucarelli che di Pagliari, ovviamente. La cosa interessante che dice Alessandro Lucarelli è l'allenamento all'Angelini, perché è fondamentale. Poi Lucarelli dice, spesso ci alleniamo su un campo di calciotto e poi la domenica arriviamo e giochiamo in uno stadio come è l'Angelini. E questo inevitabilmente fa un po' perdere le misure, perché te quando giochi su un campo più piccolo hai determinate misure anche mentali che poi non ritrovi quando cambi terreno di gioco ed è uno di altre dimensioni. Sì, ma è un discorso che ci può stare ovviamente, però permettimi di fare, mi è tornato adesso in mente quando tu appena hai fatto questo paragone e hai ripreso le parole del mister. Nel 2002-2003, non se vi ricordate, era l'anno del Laureatum che sfiorò il colpaccio dell'eccellenza. Quell'anno... Hai tirato fuori una squadra, vedi Andrea già sorride. Allora, io penso a Stefano perché... che da piccolino ha vissuto il sogno. Stavamo vivendo questo sogno, no, ma più che altro perché giocavo con loro, mi allenavo con loro e mi divertivo. Perché loro si allenavano su un campo da calcio a 5. Cioè voi pensate, una squadra che stava per vincere il campionato d'eccellenza si allenava su un campo di calcio a 5 e poi in mezzo al campo era stratosferico. E allora sì, io posso condividere anche le parole del mister, però non lo so fino a che punto poi allena. Sì, ti fa prendere ampiezza, ti fa prendere spazi, poi dipende sempre da come giochi.
No, dipende sempre da come tu vuoi impostare la tua manovra, se la imposti stretta, se la imposti larga. Ecco, se tu sei abituato a giocare un calcio sulle fasce aperte, soprattutto con quel 3-5-2, spingere molto sui lati, è normale che allenarti su un campo grande come l'Angelini ti fa comodo poi farlo. Se invece tu lo imposti diversamente, la tua manovra, è normale che ti vuoi allenare anche in un campo piccolo. Ecco, sì, lui ha preso questa cosa, oggi forse gli ha dato ragione il fatto che allenandosi sull'Angelini, poi giocando lì, ha vinto. Però io ti ho preso questo esempio, no? Per farti capire quando a volte non è sempre vero. Ok. Andrea, possiamo dire il ragionamento che fa Stefano può essere condivisibile, cioè è un discorso relativo, oppure ci sono delle circostanze, questa nel caso di specie, del chiedi in cui probabilmente invece fa la differenza? Ma io penso che sia meglio non avere di questi problemi, poi si può anche ovviare, spirito di gruppo, voglia di arrivare, però è chiaro che da un punto di vista strutturale riuscire ad allenarsi con continuità in un luogo che ti permette di fare un lavoro a 360 gradi è ovviamente la cosa migliore. Poi insomma, ora non vorrei neanche che questo successo cancellasse le problematiche che ha avuto il Chieti nel corso del girone d'andata, perché la partenza è stata illusoria, poi è arrivato il momento molto difficile. La classifica non è affatto ancora tranquilla, è chiaro che però gli aggiustamenti fatti, la bella prestazione di oggi inducono a un molto moderato ottimismo, ma c'è bisogno di lavorare, farlo anche con delle condizioni strutturali che siano migliori di queste, è evidente che aiuta, e spero che il Chieti possa arrivare a trovare una sorta di stabilità sotto questo profilo. Ho due considerazioni, anzi tre, rapidissime, ve le faccio con risposta flash. Parto da te, Andrea, perché ti stuzzico un po'. Hai sentito Pagliari, ha detto no, veramente noi è una sorpresa che siamo... Jacopo, io purtroppo ti sento pochissimo, non so perché. Dicevo, ha detto Pagliari, io non so se adesso mi senti meglio, ha detto no, ma guardate che è una sorpresa che noi siamo al primo posto. Beh, capisco che ora lui voglia togliere un po' di pressione, però... A inizio stagione la Reca Natese era indicata tra le papabili anche per la sua presenza. Lui dice così, ma in realtà, oltre ad avere una squadra importante, ad avere forse il giocatore più decisivo del campionato, che è Sbaffo, c'è anche un allenatore come lui, che è comunque chiaro che ha bisogno del materiale umano, ma lui è un allenatore di grandissimo spessore per la categoria. Quindi, per tutto ciò, la Reca Natese è tra le indiziate alla vittoria del campionato. Poi il campo ha detto anche qui che i risultati e il gioco espresso sono degni di una capolista, e quindi in questo momento sembra la squadra da battere. Fino alla sconfitta di oggi questa squadra dava la sensazione di andare col vento in poppa. Nell'ultimo impegno del 2021 aveva surclassato il Notaresco, vinto di slancio, quindi quella è stata una dimostrazione di forza notevole in un contesto di crescita costante. Quindi, insomma, ora parlare di sorpresa mi sembra un po' troppo. Capisco però che voglia un po' togliere della pressione. Ci hanno scritto da casa, Andrea, ancora più rapidamente, se abbiamo notizie sulla cessione del Pescara. Voi ieri avete ascoltato, Paolo ha ascoltato con te in studio il presidente Sebastiani. Io sono sempre più convinto che nel momento in cui se ne parla tanto non avverrà. Poi magari a sorpresa avverrà. Qui sembra sempre che sia la settimana decisiva, poi il presidente dice no, se ne parlerà magari tra un mese, quindi stiamo a vedere se il lavoro continua. Prima o poi penso che si arriverà a conclusione, però quando poi i riflettori sono un po' troppo accesi forse non è il momento più giusto, almeno io la vedo così. Stefano, invece, per chiudere con te, ci hanno scritto: ma Fabrizio non poteva far comodo al Castelnuovo quest'anno? Col senno di poi ti posso dire di sì, ma il Castelnuovo quest'anno ha puntato su altri giocatori, lo ha fatto anche l'anno scorso puntando su Fagioli, e quest'anno abbiamo visto il ragazzo che esplosione ha avuto in Serie C, quest'anno ha puntato su Ripa, ma credo che a Castelnuovo i problemi sono ben altri che Fabrizio. E quali sono, rapidissimamente?
centrare la salvezza. Certo, adesso l'obiettivo salvezza è quello da centrare a tutti i costi per mantenere la categoria e uscire fuori dal Covid. Com'è la situazione, Stefano, visto che oggi è stata rinviata la partita col Vasto Gerardi? A sabato mattina i casi erano 4, di cui 3 under. Ed è stata rinviata la partita di Coppa Italia. Sì. Con la Cinzia al Balonga di mercoledì, giusto? Sì, quarto rinvio. Sì. Quarto rinvio. Ti chiedo, c'è speranza per il prossimo turno? Sì, dicono che c'è una possibilità di giocare, però bisogna capire se da altri test usciranno nuovi positivi. Questo è il problema maggiore adesso. Grazie Stefano. Ciao a tutti, grazie. Ciao Stefano. Ci vediamo domani. Tra qualche ora. Chiudiamo la parentesi Chieti, apriamo quella relativa al notaresco. Prima andiamo in pubblicità, però fatemi salutare Ania Cantagalli. Ciao Ania, che ha seguito per noi oggi notaresco Aurora Alto Casertano. Ciao, buonasera a tutti. Finita 4-0, in una partita finita 4-0 ti aspetti il gol di Maio sicuro? Cioè un telespettatore che non ha visto la partita vede 4-0, ti pare che non abbia segnato un gol Francesco Maio? No, Francesco Maio, ciao Francesco. Buonasera a tutti. Purtroppo no. Oggi potevi andare in doppia cifra, niente di tutto questo. Annaggia, oggi è andata male. Noi ci fermiamo per la pubblicità, così magari ti hai la possibilità anche di ruotare, non so se hai lo smartphone in orizzontale. Ci fermiamo, poi a rientro la vittoria del notaresco contro l'Aurora Alto Casertano, tra poco. Seconda parte dell'Abruzzo del pallone, con noi ospiti in piattaforma, oltre ad Andrea ovviamente che è sempre con me, Ania Cantagalli e Francesco Maio, attaccante del notaresco. Io direi di vederci prima il servizio della nostra Ania e poi fare le valutazioni. Notaresco, Aurora Alto Casertano, 4-0. Inizia con il piede giusto il nuovo anno per il notaresco, che impiega un po' per ingranare, ma poi dilaga 4-0 contro l'Aurora Alto Casertano. Epifani riparte dal 4-3-3 con Esposito, Maio e Valenti in avanti, modulo sposato anche dai campani, fanalino di coda della classifica con nessuna vittoria all'attivo. È un primo tempo che il notaresco conduce nel possesso e nelle intenzioni, senza però riuscire a tradurre la manovra in maniera direttamente proporzionale alle occasioni. A secondo minuto Esposito ci prova subito con un diagonale su cui Kuzmanovic si allunga a bloccare. L'episodio a favore dei padroni di casa arriva però dopo qualche minuto. Pesce si inserisce in area e viene atterrato da Monteleone. Sul calcio di rigore che assegna di conseguenza il direttore di gara non appaiono esserci grossi dubbi. È Valenti a posizionare il pallone sul dischetto ed infilare Kuzmanovic per il vantaggio rossoblù. Scontato che l'Aurora porti sul campo le difficoltà evidenti di classifica, eppure al 12° su azione insistita, Rivamare riesce ad andare al tiro da posizione abbastanza defilata, con pallone che termina di poco alto sulla traversa. Il notaresco conduce, fa possesso e dal 21° Maio si ritrova addosso un pallone che deve solo spingere in porta. L'attaccante invece a tu per tu con il portiere avversario sbatte proprio su Kuzmanovic. Si gioca a ritmi bassi, come era facilmente immaginabile alla ripresa delle ostilità, e con un notaresco che continua a non trovare gli spazi giusti. L'estremo ospite al 41° tocca quanto basta il pallone a Blando per evitare che il centrocampista possa tentare la battuta a rete. La ripresa inizia ancora con Blando, che servito da Fredrick non sfrutta di testa una buona occasione tutto solo in piena area. Il notaresco alza i ritmi per arrivare sul doppio vantaggio e all'ottavo è Esposito a provarci in caduta trovando Kuzmanovic. Eppure l'Alto Casertano fa passare un brivido ai rossoblù quando ancora arriva Mar, per poco non arriva al 18° a raccogliere un cross dalla destra tutto solo in piena area. Passano però pochi secondi ed il notaresco finalmente concretizza. Esposito mette in mezzo, Maio in tuffo chiama la parata Kuzmanovic, ma nulla può l'estremo ospite per evitare che sulla ribattuta Pesce depositi il pallone in rete.
Bruno lascia il campo per un problema muscolare al 23esimo, lasciando spazio a Diarra, e contestualmente è Dorato al prendere il posto di Maio tra i padroni di casa. La contesa si chiude al 31esimo. Valente riceve un pallone sul filo del fuorigioco, prova a piazzarla alle spalle di Kuzmanovic, trovando però il palo. È Dorato a raccogliere e depositare in rete il 3-0 del Notaresco. Ad avere gloria c'è anche Scimia, entrato da pochi istanti al posto di Pesce, dagli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Esposito, prende la mira con il mancino e deposita sotto l'incrocio una staffilata su cui Kuzmanovic non può nulla. 3 punti per riprendere bene la marcia per il Notaresco, che mercoledì sarà a Castelfidardo per giocare il recupero. Beh, complimenti a Scimia, un gol stratosferico davvero. Francesco, parto da te. Io anche oggi ho visto la partita del Savini di Notaresco. È sembrato quasi che l'impegno non era impossibile. Il vantaggio immediato, ad un certo punto nel primo tempo, è sembrato quasi che il Notaresco la prendesse con un po' di... Vabbè, tanto questa ormai è quasi andata, diciamo. E invece poi la partita si è dimostrata tutta da vincere. No, vabbè, diciamo che comunque tutte le partite sono da vincere, perché comunque parti 0-0, non vuol dire che l'Alto Casertano ha 2 punti, quindi ti regala la partita. Ecco, cioè, comunque è una squadra che si gioca tutte le partite fino alla fine, e l'ha dimostrato anche oggi. Comunque sì, siamo andati in vantaggio subito su un episodio a favore, un calcio di rigore netto, vabbè. Poi sicuramente non siamo riusciti a tenere sempre lo stesso ritmo, e quello dobbiamo migliorare in questa cosa, perché è molto importante chiudere prima le partite. E io, se avessi fatto gol dopo 20-25 minuti, avessi fatto 2-0, penso che la partita sarebbe andata in discesa da molto prima. Però purtroppo non ci siamo riusciti, ma siamo stati comunque bravi a tirare in partita, a rimanere in partita, a non prendere gol e poi a chiuderla alla fine. Senti Francesco, su quell'occasione che hai citato, forse dovessi rifare la scelta in questo momento, proveresti un po' più a piazzarla probabilmente, invece che sparare forte. A priori, anche lì per lì, la mia idea era quella di aprirla sul primo palo, perché avevo visto che il portiere mi aveva lasciato libero. Poi ho detto prova a spaccare la porta, perché invece ho sbagliato. Purtroppo è andata così, però dai, l'importante è pensare alla prossima palla, che ce ne saranno sicuramente altre. E stop, ormai è andata. Prima abbiamo visto Chieti Recanatese, ora è chiaro che la Recanatese è ancora molto distante. Però insomma, ecco, questa è l'occasione a cui facevamo riferimento proprio in questo momento. È chiaro, dicevo, che la Recanatese è molto distante. Però voi dalla sconfitta con la Recanatese venivate prima di Natale, e vedere che lì davanti la Recanatese, la capolista, si ferma, un po' dà morale, o no? Sì, vabbè, quello sicuramente, perché comunque l'obiettivo nostro è quello di provarci fino alla fine a poter arrivare tra i primi posti. È normale che... cioè, nel senso, questo risultato ci dà forza, però comunque noi dobbiamo pensare al nostro percorso. Comunque siamo lontani, non è che siamo a 11 punti, vero, con una partita da recuperare, però comunque siamo lontani, ma noi comunque pensiamo partita per partita e cercare di fare più punti possibile, ecco. Noi proviamo a vincere tutte le partite, almeno ci proviamo, lo spirito deve essere quello, poi vediamo come va. Certo, è vero anche che adesso non dipende solo da noi, perché noi possiamo fare tutti i punti che vogliamo, ma se la Recanatese fa come sta facendo, è giusto che vinca. Aia, nel post-gara anche il tecnico del Notaresco, Massimo Epifani, ha detto insomma ci abbiamo messo un po' di tempo, perché abbiamo lavorato molto durante questa sosta lunga, bisognava scrollarsi un po' di ruggine. Sì, bisognava magari riprendere un po' di gamba dopo una lunga inattività. Poi non dimentichiamo comunque anche che ci sono stati dei casi Covid nel Notaresco, quindi sono sempre delle cose che non danno proprio una mano, ecco, sia dal punto di vista personale ovviamente, sia anche dal punto di vista degli allenamenti, ma credo soprattutto dal punto di vista della lunga inattività. Un conto, e Francesco lo saprà sicuramente meglio di me, un conto poi provare certe cose in allenamento, un conto poi rifarle in partita, e quando si torna in partita dopo un po' di tempo, insomma,
hanno riprese certi ritmi, certe dinamiche, certe letture. Quindi sicuramente per questo il Notaresco ha impiegato un po', ha corso un paio di rischi contro una squadra che comunque si appare comunque dal destino segnato, ma ha fatto quello che ha potuto, e questo comunque è un atteggiamento sicuramente dignitoso da parte della formazione campana. E poi nella ripresa, quando il Notaresco ha alzato un po' i giri del motore, non c'è stata praticamente più partita. Ti chiedo se può essere letto come non un segnale positivo, però una cosa positiva il fatto che dopo una lunga inattività ricominci magari con un avversario non impossibile, e quindi tu riprendi ritmo, però non hai subito quell'iperagonismo che ti serve magari se avessi dovuto ricominciare in uno scontro diretto, per intenderci. Sì, sicuramente. Poi anche psicologicamente magari vedere la Recanatese che oggi non ha fatto bene può implicitamente aiutare. È vero che è molto distante, però sono tutti segnali che possono dare una mano ad una squadra quando si riprendono appunto le ostilità. Poi c'è tutto un girone da giocare. È vero quello che ha detto oggi Pifani: Notaresco deve pensare a fare il meglio possibile in ogni gara, senza focalizzare troppo su quello che effettivamente dovrà fare per... Pensate, è una banalità che si dice, però credo che sia la strategia migliore oggi come oggi per il Notaresco. Francesco, siccome adesso insomma finalmente io spero che si giochi quella che è diventata una partita impossibile col Castelfidardo, cioè siamo al terzo rinvio, io penso che il primo novembre, poi il rinvio Si gioca, dai. Si gioca, ecco. Speriamo. Oh, basta. Noi anche. Maledizione. Noi anche ce l'auguriamo. Subito, tra tre giorni, c'è questo recupero di campionato che ci doveva essere mercoledì scorso e poi è stato ulteriormente rinviato. Con quale spirito, chiaramente? Quello di accorciare ancora di più, perché se vediamo la classifica potrebbe essere un impegno propizio per il Notaresco, benché il Castelfidardo sia insomma squadra da tenere molto molto sott'occhio. Sì, Castelfidardo è una squadra, un'ottima squadra, cioè nel senso, ma come tutte, cioè nel senso, come ho detto prima, nessuno regala niente a nessuno, le partite vanno giocate, poi vanno affrontate nella maniera giusta. Ecco, Castelfidardo sicuramente è una squadra che ha tanti giovani, è una squadra che comunque ha tanta corsa, ha tanto ritmo, ha buona qualità, quindi sicuramente ti metterà in difficoltà. Noi dobbiamo farci trovare pronti col nostro spirito, il nostro atteggiamento che comunque abbiamo avuto anche oggi, perché comunque pur non avendo un ritmo altissimo comunque abbiamo tenuto in mano la partita, in pugno. È importante avere l'atteggiamento giusto e poi vediamo come va. Assolutamente, assolutamente sì. Peraltro ti chiedo com'è la tua stagione. Lo abbiamo detto prima, oggi hai sfiorato la decima rete, erano 9, rimangono 9. La tua stagione, e se nella prima parte di campionato, considerate le premesse, ti aspettavi di essere un po' più vicino, un po' più a ridosso della vetta? Sì, sicuramente dovevamo essere più vicino alla vetta, perché comunque sarò un ipocrita a dire che abbiamo una squadra da metà classifica. Abbiamo una squadra forte, quindi dovevamo stare un pochino più avanti, ecco. Però io penso che ci sia tutto il tempo, abbiamo un percorso ancora di 17-18 partite da fare, quindi il campionato è lungo e noi dobbiamo dare il massimo fino alla fine senza avere rimpianti. Poi è normale che ci sono degli episodi che possono andare a favore o contro, come il Covid, come tante cose che adesso non puoi calcolare, però noi dobbiamo dare il massimo. Poi a livello personale, sta andando abbastanza bene, però sicuramente si può fare sempre meglio, come oggi ad esempio, fare qualche gol in più. E quindi spero in generale che possiamo continuare, sia personalmente che a livello di squadra, a avere un percorso importante, ecco, perché poi la cosa principale è la squadra. Se va bene la squadra, va bene anche il singolo. Se mettiamo a disposizione ogni obiettivo singolo per la squadra, sicuramente arriveremo dove vorremmo arrivare. Aia, voto al Notaresco e alla partita di Francesco Maio. Al Notaresco alla fine
Diamo un 8, condividi? Tu che segui il notaresco meglio di me? Guarda, non arriverei fino all'8. Sono troppo largo. Devo essere onesto. Oggi non arrivo fino all'8. Volevo far contento il mister, ma vabbè, tu sei più... oggi non arrivo fino all'8. Okay. Diciamo che un 7 va più che bene. Per Francesco invece, forse per quelle due occasioni, non una sufficienza. 4. No, io devo essere onesto. Devo essere onesto. Sono stato chiamato a mettere i voti oggi e a Francesco ho messo 6, perché è vero che quella è un'occasione che normalmente non sbaglia e le tira altre 99 volte e fa 99 gol. Però è anche vero, e quindi quella è una nota negativa, però è anche vero che è entrato in quasi tutte le azioni, soprattutto nel gol che poi ha messo in ghiaccio la partita, quello di Pesce, ha fatto il colpo di testa su cui Kuzmanovic è stato molto bravo. Neanche quello ha digerito. Neanche quello, ho capito. Però sono contento per Nick, ha fatto col Nick che meritava. Infatti sono molto contento per lui, dai, che meritava, lo aspettava da tanto tempo, quindi sono contento per lui, che Pesce ha fatto gol. Andrea, avere un attaccante, lo hai detto in più di una circostanza, avere un attaccante come Maio per il Notaresco dall'inizio del campionato, quando tu costruisci una squadra e metti Francesco Maio in una squadra come il Notaresco, significa che hai grandi ambizioni. Siamo vicini alla doppia cifra, immagino che è quello che ti aspettassi da lui, e dunque... probabilmente in questa prima parte di stagione è uno di quelli che ha certamente tanti più davanti alla pagella. Intanto lo invito a non preoccuparsi troppo, perché oggi non serviva che lui segnasse, anche se poi tutti guardano la classifica dei Bomber e segnare fa sempre bene, ma è più importante fare gol mercoledì. Perché? Perché vincere vuol dire girare a meno 8 dalla Recanatese. È un buon distacco, però in questo campionato in meno giornate si sono viste rimonte di 8 punti e anche di più, quindi invito il Notaresco, che non ha fatto come io mi aspettavo, non ha fatto bene fino a tanto quanto io mi aspettassi, invito comunque a non mollare, perché intanto deve vincere il recupero col Castelfidardo, mettersi a meno 8 e avere la stella polare di Notaresco Recanatese alla penultima giornata, perché questo vuol dire che poi in 15 partite il Notaresco deve cercare, e non sarà facile, di fare 5 punti in più rispetto alla Recanatese. Se fa almeno 5 punti in più si mette nella condizione di giocare quello scontro diretto con la possibilità di abbrancare la Recanatese. Io penso che questo è un discorso che si possa fare. Certo non sarà facile, certo Notaresco ha molti minori margini di errore rispetto alla Recanatese, ma anche ad altre squadre che sono davanti, come ad esempio il Trastevere, però è una stella polare quella. Notaresco ora avrà una partita, poi se non ricordo male avrà la trasferta di Trastevere, insomma il destino del Notaresco, se c'è ancora la speranza di lottare per il primo posto, lo si capirà tra questo recupero di Castelfidardo, la prima giornata di ritorno e, se non ricordo male, la trasferta sul campo del Trastevere. Se questa squadra ha la stoffa per lottare, è il momento di dimostrarlo. Come lettura, Francesco, ti convince? Sì. Perfettamente. Siamo d'accordo. No, anche perché dopo Castelfidardo comunque abbiamo Fiuggi, che comunque è una partita importantissima. Ah, ecco, quindi a maggior ragione. Non ricordavo, Fiuggi, maggior ragione. Abbiamo Fiuggi, Nereto e Trastevere, quindi sono tre partite che tu, se vuoi dare un segnale importante, devi far bene. Ani, aveva una curiosità per te, non relativa al Notaresco, ma su una tua ex squadra, e qui insomma esce fuori la deformazione prettamente professionale. Vai. Sì. No, in realtà gliel'avevo già posta in maniera scherzosa fuori onda. Adesso sì. In onda mi limito semplicemente a chiedere che piazza è Piacenza, visto che da Piacenza sono arrivati di recente De Grazia e Codromans al Teramo. Piacenza, come si è detto anche prima, Piacenza è una grandissima piazza. Io personalmente sono stato molto bene lì,
e li ringrazio, e posso solo che parlar bene, nel senso è una piazza ambitissima da tanti giocatori, ho avuto la fortuna di giocarci anche solo per un anno, però è una piazza molto molto bella. E il fatto che questi ragazzi abbiano cambiato aria? Ah, sicuramente avranno avuto i loro motivi, poi adesso non so il motivo, se sia tecnico, se sia a livello personale, questi ci sono svariati motivi per cui un giocatore cambia città, cambia squadra, e penso che i giocatori che hanno cambiato squadra avranno avuto la necessità di dover cambiare, penso per un modo, a livello tecnico. Comunque non so, adesso non seguivo tantissimo la storia dei ragazzi che hanno cambiato squadra, però penso che abbiano avuto un motivo valido. Poi comunque Teramo comunque una grande piazza, una bella squadra, cioè, comunque non è che sono andati. No, no, certo, assolutamente, assolutamente. Ti chiederei, insomma, se Maio gioca mercoledì, ma sarebbe solo per questioni di probabile formazione che servirebbero quasi solo ed esclusivamente al sottoscritto, ma so che è troppo presto. Insomma, quindi Beh, lui si metterebbe domani vi sempre. Allenate, Francesco? Sì, domani ci alleniamo. Va bene, anche allora questo è per sapere. Eh sì, perché era per questioni meramente, lo dico, vergognosamente personali. Va bene. Francesco, io ti ringrazio per essere stato con noi. Ma grazie a voi. Grazie, ovviamente grazie al notaresco, all'ufficio stampa, Matteo Falzone, che saluto e che ringrazio, che peraltro è uno dei competitor del nostro fantacalcio di Serie C, poi domani sera, martedì sera, vedremo com'è andata. Insomma, oggi è andata discretamente, ha segnato ragazzo, ma insomma questa settimana... Magari se tornasse in Serie C prenderemmo anche Maio. Se tornasse in Serie C, magari col notaresco, chissà, incrociamo le dita. Esatto. Va bene. Grazie Francesco! Grazie a voi, buona serata. In bocca al lupo. Ciao. Grazie a Francesco Maio. Noi scendiamo nella sala stampa del Savini, con la nostra Ania, per sentire i due tecnici, Epifani e Di Mattia. Mister, avete impiegato un po' ad ingranare, e in questo sicuramente anche la lunga inattività e i casi di Covid avranno sicuramente influito, poi è arrivata una vittoria meritata. Sì, si è stata precisa, veniamo da un mese di inattività, abbiamo giocato un mese, ma anche giovedì abbiamo fatto un amichevole, eravamo un pochettino arrugginiti tra virgolette, poi abbiamo avuto i casi, piano piano stiamo riprendendo i giocatori uno alla volta. Però abbiamo anche caricato, e quindi per fare un grande girone di ritorno, quindi oggi eravamo un mix tra la ruggine di chi non giocava da un mese e le vacanze di Natale, dove abbiamo lavorato tanto, perché nei mesi precedenti alla fine di prima di Natale non abbiamo potuto più lavorare, e quindi abbiamo dovuto mettere benzina. Oggi abbiamo fatto piano piano, siamo cresciuti durante la partita, sono contento perché ripartire con una vittoria è sempre importante. Adesso, quando recuperiamo tutti, abbiamo delle valide alternative, quindi anche durante la partita possiamo anche cambiare quello che non abbiamo potuto fare nell'ultimo mese di campionato. Sono contento, ma la cosa più importante che ho detto ai ragazzi adesso era di lavorare, di rimettere benzina e pensare partita dopo partita, perché dobbiamo cercare di fare il meglio possibile, cercare di fare il più punti possibile, e poi alla fine vedremo quello che succede. Fare il meglio possibile, che ha detto lei prima, a cosa equivale per il notaresco? Il meglio possibile, oggi abbiamo vinto, abbiamo fatto 3 punti, mercoledì dobbiamo portare a casa dei punti, questo sotto l'aspetto dei punti. Logico che poi c'è da fare la prestazione, bisogna stare bene fisicamente, bisogna starci con la testa ed avere una grande fame ed umiltà di fare più punti possibili, sperando che le altre fanno meno punti di noi, perché questa è anche la verità, no? Perché siamo dietro, quando si sta dietro si spera sempre che le altre fanno meno punti di te. Oggi abbiamo vinto, siamo contenti, ci prepariamo alla partita di mercoledì e poi penseremo a quella di domenica. Mister, nonostante le difficoltà in campo e in classifica, in qualche occasione comunque ci avete provato. Sì, sicuramente siamo venuti qui per fare la partita, per provarci quantomeno. Ovviamente il notaresco sapevamo che era una squadra forte, ben attrezzata in tutti i reparti, e quindi il risultato poi alla fine la dice giusta. Sentite una squadra dal destino segnato, paradossalmente, guardando la graduatoria? Diciamo che la matematica non ci ha condannato sicuramente, e io personalmente non mi sento condannato, e mi sento che si può lottare fino alla fine. Abbiamo ancora 17 partite avanti in questo momento.
Queste erano le voci, belli gli occhiali di Di Mattia, devo fargli complimenti in diretta, oggi non li avevo notati, sono veramente, veramente belli. 18 che quelle che mancano al Notaresco, la rincorsa secondo te è fattibile o no? Come si è detto prima, non dipende solo dal Notaresco, dipende ovviamente anche da chi sta davanti. Il Notaresco quello che può fare è cercare di mettere in campo il massimo appunto in ogni partita, poi trovi nella condizione che comunque puoi sbagliare poco o nulla da qui in avanti, anche se mancano 17 gare, ma il distacco è abbastanza importante, almeno fino a questo momento. Chiaro che i passi falsi, i cali sono sempre dietro l'angolo ovviamente per chi sta più avanti, quindi il Notaresco, se ci dovessero essere cali importanti, dovrà essere bravo ad approfittarne quando ci saranno, quello sarà un momento decisivo del campionato. Se si presenteranno appunto questi cali di tensione fisici e quant'altro, se il Notaresco riuscirà a approfittarne, i discorsi del campionato si riapriranno certamente. Però è nella condizione comunque che può sbagliare proprio nulla da qui in avanti. Assolutamente sì. Oh Ania, io ti ringrazio, ti saluto, ci vediamo martedì, per so che tra un quarto d'ora, quanto manca? Un quarto d'ora è un impegno. Ho un film. Da sì. Vedere. È un film, sì. Di una novantina di minuti più 15. Al cinema, sì, una novantina. Sì, esatto. Una novantina di minuti, quindi ti salutiamo e ti ringraziamo. Ci vediamo martedì. Ciao, martedì. Ania. Ciao, buona serata, grazie a tutti. Da un Francesco Maio che giocava in Serie C e che adesso è in un abruzzese di Serie D, ad un altro Francesco che non è attaccante ma è centrocampista, che stava in Serie C e adesso è venuto in Abruzzo a giocare in Serie D, passiamo Francesco Agnello. Ciao Francesco. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Grazie a te per averlo accettato, anche a te devo chiedere la cortesia di attendere una piccola pausa pubblicitaria, ci fermiamo e poi la cinquina della Vastese contro il Nereto, a tra poco. Ultima parte dell'Abruzzo del pallone, come promesso adesso parliamo della Vastese, sempre più sorprendente che batte 5-2 il Nereto, lo facciamo con Francesco Agnello che è collegato con noi. Francesco, prima di vedere le immagini del match, il servizio del nostro Paolo Renzetti, ti chiedo a questo punto, dove vuole arrivare la Vastese? Dove vuole arrivare? Adesso ancora secondo me è prematuro parlarne. Abbiamo finito adesso il giorno d'andata, diciamo che dopo un inizio un po' strano dove non abbiamo fatto dei buoni risultati, poi gli ultimi due mesi ci siamo ripresi, abbiamo fatto degli ottimi risultati, adesso vedremo un attimo quello che vogliamo fare. Ci vediamo il servizio, Vastese e Battenetto 5-2, Paolo Renzetti. Sagra del gol nel derby di giornata del girone F con la Vastese che con un secondo tempo magistrale non lascia scampo al giovane Nereto di Del Grosso, punito però oltre i suoi demeriti. All'Aragona finisce 5-2 con i 7 gol segnati tutti nella ripresa. Per la squadra del presidente Franco Bolami è arrivato il sesto risultato utile consecutivo. Al nono primo squillo con un tiro centrale di Cipriani per gli ospiti con Di Rienzo che para a terra. I rossoblu ci riprovano al tredicesimo con Raymond che chiama il portiere di casa alla respinta. Meglio il Nereto nella prima parte di gara grazie ad un miglior approccio. La classifica, a dir poco deficitaria, costringe i ragazzi di Federico Del Grosso a provare a fare la partita. L'aggressività neretese crea più di qualche problema ai padroni di casa che non riescono mai seriamente ad impensierire il portiere del Nereto Diglio. I ragazzi di D'Aderio sembrano accusare anche un po' di stanchezza dopo il recupero con il Monte Giorgio. In evidenza fra gli ospiti il classe 2002 Andrea Monaco, scuola Pescara. E bisogna così attendere il 37esimo per vedere la prima vera occasione locale con Alonzi che in area da posizione propizia alza incredibilmente sopra la traversa. Al 44esimo l'attaccante biancorosso ci riprova e ancora dall'interno dell'area concludendo a fil di palo. Finale di tempo ora a tinte biancorosse con il Nereto che però regge e con il primo tempo che si chiude così senza reti. Nella ripresa al secondo sugli sviluppi di un angolo Allegra tutto solo di testa colpisce male permettendo a Diglio di parare. Al quinto ancora Vastese con un tiro di controbalzo di Monza che non inquadra lo specchio della porta neretese. Avvio di secondo tempo deciso dagli aragonesi che colpiscono un palo al decimo con Alessandro e poi al tredicesimo trovano il meritato vantaggio con la rete di Alonzi che dopo il tocco di Di Filippo probabilmente sulla linea mette il pallone definitivamente alle spalle di Diglio regalando così il
gol la sua squadra. Ora gli ospiti, dopo un buon primo tempo, appaiono seriamente in difficoltà, con Lavastese costantemente in attacco e con Alessandro che al 17° raddoppia con un pallonetto che non lascia scampo a Diglio in uscita disperata. La squadra di Del Grosso sparisce dal campo e al 20° c'è così il triste aragonese, con Monaco che atterra in aria scafetta. Boiani di Pesaro indica senza esitazione il dischetto, con Alessandro che spiazza il portiere del Nereto per il 3-0, che fa in pratica calare con largo anticipo i titoli di coda sul derby. Al 29° Alonzi per i locali sfiora infatti il poker, alzando il pallone di pochissimo sopra la traversa. Il Nereto generoso però non ci sta e al 32° riesce a segnare il gol del 3-1 con Pedalino che di testa in aria non sbaglia. Ma Lavastese è implacabile e al 35° con Agliello fa 4-1 grazie ad una conclusione dalla distanza del centrocampista. Gara chiusa, ma non in fatto di gol, perché al 46° Boito, neo entrato in casa Nereto, fa 4-2. E poi ad una manciata di secondi dal triplice fischio finale, Stivaletta arrotonda definitivamente il punteggio con la cinquina aragonese. Da Derio, questa è una Vastese che piace, questa è una Vastese che ora va di corsa, sesto risultato utile consecutivo. Se dobbiamo essere veramente onesti e sinceri, oggi non è che sia piaciuta tanto. Se ci facciamo prendere dai gol, abbiamo un po' le idee offuscate. Guardo anche la prima mezz'ora dove non abbiamo fatto un tiro in porta, e quindi insomma bisogna essere realisti, dobbiamo essere sempre concentrati, applicati, che si giochi contro il Nereto o che si giochi contro la prima in classifica. Però l'attenuante su tutto questo è che c'è una difficoltà in questo momento, è quella che 6 ragazzi hanno avuto il Covid. Se i ragazzi non stanno al 100%, e lo si vede, perché quando vediamo Alessandro che prende palla e ne perde su 10 palloni, ne perde 8, qualche difficoltà c'è, ma è normale. Non si ha la bacchetta magica, non si cambia stato fisico dall'oggi al domani, dobbiamo pian piano recuperare quello che era la nostra forma fisica. Dario, ma a questo punto qual è l'obiettivo della Vastese? Le chiedo, si può iniziare a fare qualche pensierino sulla zona playoff? Io i pensierini li facevo quando facevo le scuole elementari e c'era scritto pensierini, ok, quelli poi li portava la maestra e me li correggevo. Io sono uno che non ha i pensierini, io lavoro giornalmente, quotidianamente, sono applicato nelle cose che voglio fare. Penso che il futuro lo determina il lavoro del presente, e quindi dobbiamo essere bravi a lavorare. Oggi il presente dice che abbiamo una squadra in difficoltà e quindi dobbiamo lavorare per recuperare quella forma e quella forza che in questo momento qui non abbiamo. Guardando il risultato potrebbe ingannare questo 5-2. Secondo me è un risultato bugiardo, anche se la forza della Vastese non la scopro io, è uscita fuori le individualità importanti che ha la Vastese. Purtroppo abbiamo pagato delle disattenzioni, dove in questa categoria, soprattutto nella situazione nostra, non possiamo permetterci queste disattenzioni. Però devo dire, in alcuni momenti della gara i ragazzi hanno dato tutto e in alcune situazioni il Nereto non mi è dispiaciuto affatto. Oh Francesco, niente pensierini, straordinario, si fa rientro tra Paolo e mister D'Addario. Noi non li facciamo assolutamente, però è eccezionale, veramente. Il mister... Però ti chiedo, insomma, al netto del risultato, che insomma è abbastanza rotondo, 5-2, però D'Addario ha sottolineato anche molto di quello che non va. Ora, ritieni che sia anche per tenere un po' sulla corda questa squadra? Perché insomma, ricordiamo, questa è una squadra che viene da 5 vittorie e un pareggio. Sì, vabbè, come dicevi tu, lasciando stare adesso i pensierini, cioè, veniamo da 5 vittorie e un pareggio, quindi è una squadra che c'è, è sul pezzo. È normale che il mister è un mister, quindi va a guardare anche le cose che non vanno. Però sicuramente non era facile oggi, perché il Nereto, nonostante pochi punti in classifica, non è quelli, cioè una buona squadra che
ci ha messo un po' in difficoltà nei primi minuti, poi sapevamo che era una partita dove bisognava avere tanta pazienza, l'abbiamo avuta e il risultato poi ha dimostrato che siamo stati bravi a portare la vittoria a casa. Senti Francesco, è un problema un po' di tutti, anche vostro, soprattutto perché avete ricominciato mercoledì con il recupero con il Monte Giorgio, ma c'è ancora un po' per tutti un po' di ruggine, perché siete stati fermi parecchio tempo, un po' tutte le compagini, ecco. A che punto è? Perché Daddario ha detto se la squadra non è al 100% ovviamente non può rendere. A che percentuale secondo te in questo momento è la Vastese? Guarda, io la percentuale adesso non te lo so dire, sicuramente venivamo da un mese dall'ultima partita, quindi non giocare per un mese, sicuramente la condizione fisica non è quella che avevamo a dicembre, novembre, la condizione fisica adesso la dobbiamo riacquisire e quindi pian piano che le partite passeranno la condizione fisica si prenderà, però come hai detto tu il discorso vale per noi, vale anche per le altre squadre, quindi non deve essere un alibi, pian piano bisogna riacquisirla. Ti chiedo se il pareggio di mercoledì, alla luce del fatto che siete rimasti praticamente tutto il secondo tempo in 10 perché per l'espulsione di Corticchia, è anche abbinato al successo netto di oggi del Monte Giorgio contro il Tolentino, può essere riletto in un'altra chiave? Come dicevo per Nereto, anche il Monte Giorgio, nonostante la posizione che occupa in classifica, secondo me è una buona squadra con buona individualità, quindi sicuramente era un avversario molto ostico da affrontare. Il pareggio, diciamo che a fine primo tempo vincevamo, quindi ci credevamo a portare la vittoria a casa. Poi siamo rimasti, come hai detto tu, siamo rimasti in 10 per quasi tutto il secondo tempo. Abbiamo cercato di resistere ai loro colpi, cercando di controbattere con qualche contropiede, però hanno trovato il pareggio e alla fine abbiamo portato il punto a casa. Però dopo il punto di mercoledì sapevamo che domenica era una partita molto importante, nonostante affrontassimo magari il Nereto che aveva pochi punti in classifica, però queste partite sono sempre molto difficili da affrontare perché hai sempre quasi tutto da perdere. Oh, Andrea, prima di andare ad ascoltare l'intervista al presidente Bolami, Agnello, Corticchia, Monza, insomma il centrocampo della Vastese è un centrocampo di un certo spessore che ha quantità, qualità. Oggi Francesco ha fatto un grande gol, abbiamo visto quello di Scimia da lontano, anche quello di Francesco non è da meno. Io lo so che è facile dirlo con lui presente, tanto forse ho perso il microfono, che però recupero subito. Io lo so che magari può essere facile dirlo con lui presente, ma è evidente che la Vastese ha tratto giovamento dall'innesto di Francesco Agnello, che è un giocatore che c'entra poco con questa categoria. Dici bene, al centrocampo questa squadra è cresciuta. Monza c'era, ma mi sembra sia cresciuto di livello anche lui. Non a caso la Vastese ha messo non una ma due marce in più. Poi lì davanti si è sbloccato Alonzi, Alessandro più o meno i gol li ha sempre fatti, quindi diciamo che al di là delle problematiche che ha dato il Covid, la sosta e quant'altro, però questa è una squadra che sicuramente va in campo con maggiore autostima e i risultati stanno premiando la squadra di Daddario. Però chiedo, ho la possibilità di sentire in questo momento Francesco Agnello, quando lui è arrivato all'Aquila è stato uno dei giocatori sorpresa, uno dei giocatori rivelazione. Io mi aspettavo addirittura che lui potesse scalare e arrivare in categorie superiori anche più stabilmente. Gli chiedo come mai, secondo lui, non ha sfondato ulteriormente rispetto a un rendimento che quando era all'Aquila era un rendimento assolutamente all'altezza della situazione, anzi, ripeto, un rendimento di un giocatore che era pronto a spiccare ulteriormente il volo, e se ha qualche rammarico da questo punto di vista. Buonasera e ti ringrazio per i complimenti, grazie. Prego. Allora, per quanto riguarda la domanda, sicuramente è difficile da rispondere, però in molti non sanno gli infortuni che ho ricevuto negli ultimi anni. Diciamo che negli ultimi 4 anni ho avuto 4 infortuni seri, di cui ho rotto 2 crociati, quindi il ginocchio, ho avuto i problemi delle ginocchia, poi ho avuto un infortunio lieve, però diciamo che mi ha un po' limitato. Poi con la sosta, con il Covid c'è stato un po' di blocco dei campionati, quindi ero rimasto in scadenza e non ho trovato la Serie C.
Poi quest'anno e l'anno scorso sono andato in Serie D a Siena sposando un progetto dove inizialmente volevano vincere il campionato per ritornare in Serie C, quindi diciamo che la mia idea era quella di vincere il campionato a Siena e ritrovarsi una piazza importante. Non è successo, quindi quest'anno poi alla fine ho aspettato fino alla fine per le richieste che avevo, poi si è presentata la richiesta della Vastese che secondo me era la più consona e adatta e quindi ho accettato. Poi per quanto riguarda, non voglio dare soltanto la colpa agli infortuni, poi sono gli altri a giudicare. Sicuramente se adesso mi trovo in Serie D e non più in Serie C, qualcosa ho sbagliato. Certo. A proposito, io la domanda sul pareggio di Montegiorgio era anche questa pro domo mia, perché adesso ci arrivo, che per il fatto che potesse essere un risultato positivo. Innanzitutto andiamo a vedere questo post della Vastese, che è molto bello perché insomma dà merito ad una personalità del calcio vastese molto importante, più di 50 anni di passione calcistica per i colori biancorossi, oltre 30 in generosa collaborazione con le varie dirigenze del club. Giovanni Pacchiano, che saluto, speaker storico dello Stadio Aragona, pomeriggio speciale, accompagnatore della squadra in panchina in occasione della sfida a casalinga con il Pireto. Buona la prima, senza dubbio, 5 gol alla prima in panchina per Giovanni Pacchiano, e lo dico perché mercoledì, ma io so che non è sua la responsabilità, so anche di chi è, ha detto: ma se ci sei te, di solito quando vieni te non vinciamo, si riferiva a me, e effettivamente poi è finita 1-1, ed ecco perché come sono arrivato al fatto che il pareggio col Montegiorgio poteva anche essere un risultato positivo. Comunque saluto Giovanni, lo ci rivediamo presto a questo punto, magari quando i punti conteranno poco, perché non vorrei veramente portare sfortuna, spero di no. Comunque gli mando un grande abbraccio. Ci andiamo ad ascoltare le parole del presidente Bolame al microfono di Paolo Renzetti e poi salutiamo Francesco. Presidente, un'altra vittoria, sesto risultato utile consecutivo, insomma questa Vastese ora corre. No, non è che corre, questa Vastese sta costruendo un percorso dopo tanti anni, perciò siamo là, il nostro obiettivo è di fare sempre bene. Oggi una bella vittoria e complimenti ai ragazzi, complimenti a tutti quanti, perché Nerito è sempre una squadra che non bisogna mai vedere la classifica, perché purtroppo la classifica ti dà il bugiardo, però è una squadra giovane e si è messo dietro, è normale che bisogna rispettarla come tutte le altre squadre. Iniziate, Presidente, a fare un pensierino ai playoff? Ma il pensierino mio è quello di costruire questa società. Come ho sempre detto, di buttare le basi e dopo i risultati arrivano dopo il lavoro che c'è dietro la società, perché se ci sta serenità e tranquillità vuol dire che la squadra sta serena e i risultati arrivano. Domenica prossima, altra gara casalinga all'Aragona, arriva il Fano. Ogni domenica è difficile, lo siamo detto ai ragazzi, perciò adesso abbiamo vinto, ci imbocchiamo le mani, martedì ci mettiamo sul campo e lavoriamo col Fano, perché è una squadra sempre difficile, è una squadra tosta, ma come tutte le altre squadre. Presidente, per chiudere, quando rivedremo i tifosi sugli spalti dello Stadio Aragona? Abbiamo fatto già un passaggio con Luigi, il vicepresidente, ma stavo parlando con lui, e già la strategia e le altre cose abbiamo fatto. Penso che sto facendo di tutto per aprirlo verso il 14, il 21, che abbiamo due partite in casa. E sto facendo sacrifici per aprire il 14, perché voglio i tifosi allo stadio, perché con i tifosi in più e questa squadra sicuramente darà molto di più. E sicuramente sì, con i tifosi tra il 14 e il 21 febbraio, insomma, speriamo che i tifosi possano tornare all'Aragona quanto prima. Immagino, Francesco, anche te che te lo auguri. Sì, sicuramente, avere i tifosi in casa, poi in quello stadio, sicuramente è una marcia in più. Poi se conoscete meglio voi di me la piazza Vastese, che i tifosi, il calore che offrono i giocatori, quindi diciamo che averli presenti sicuramente ci dà una marcia in più. Assolutamente. Prima di salutarti, ma anche te stai guardando il film, quello che danno a San Siro, quello là che sta vedendo pure Ania, che ci ha lasciato prima? Quello Quale? Che è iniziato da 2 minuti. Juve Milan? No, prima Ania ha detto: va a vedere un film che inizia alle 20:45 e dura sì, 90 minuti. Adesso stai vedendo vado lo stesso anch'io. Film? Sì, è in ritardo. Ah, ok, va bene. 0-0, un film che sta vedendo anche Andrea, un film che ha spopolerà questa sera. Grazie Francesco. Grazie. Buonasera e grazie per l'invito. Buonasera grazie. A tutti, grazie. Ciao, grazie a te, grazie ovviamente alla Vastese. Chiudiamo il nostro giro dei servizi con San Benedettese Pineto, partita finita senza reti.
Comincia con uno 0-0 il 2022 della Samba. Riviera delle Palme, la grande recriminazione rosso-blu è il rigore fallito dall'attaccante Fall a inizio secondo tempo. La prima Samba del nuovo anno è sperimentale, 6 assenze tra infortuni, squalifiche e Covid per la coppia Visi-Alfonsi, che comunque conferma il 4-3-3. In porta però Valander a Brandini, a destra Zgrablitz sostituisce Alboni, che prima della pausa aveva fatto 16 su 16, e al centro della difesa debutta la coppia Tomas con Son, capitano è Lulli. Nel Pineto all'esordio Cascione e Romano. In avvio Di Domenico Antonio su punizione alta di poco. Al quarto d'ora sempre il numero 11 raccoglie un lancio di Conson, assist per Fall, la cui conclusione è deviata in angolo. Ma ecco il Pineto con il cross di Ciarcelluti che colpisce il palo. Da qui la Samba sale di tono, ma il meglio è la discesa di Lorenzoni alla mezz'ora, che salta tre uomini e calcia centralmente. Nel secondo tempo Samba subito avanti, Capaldo a terra Zanazzi, rigore. Dopo un conciliabolo con Di Domenico Antonio alla battuta va Fall, ma il senegalese si fa intuire la conclusione da Mercorelli. Si resta sullo 0-0. La Samba non si scoraggia, ancora Fall di testa. Poi tocca al solito Di Domenico Antonio, ma il suo tiro è parato da Mercorelli. L'attaccante rossoblu ci prova anche al 26esimo, ma senza esito. Al via la girandola di cambi per il Pineto, mentre la Samba spende solo Fabretti per Peroni. Ospiti pericolosi nel finale con il primo vero tiro della loro partita firmato dall'ex Pezzotti. Bravo a Brandini. Finisce qui. Per la Samba il secondo 0-0 stagionale dopo quello di novembre con un'altra abruzzese, il Chieti. I rossoblu scivolano al quart'ultimo posto, anche se la salvezza diretta è a un punto. I mille del Riviera delle Palme applaudono comunque. È stata una buona partita fatta tutte da entrambe le squadre. Secondo me il primo tempo, i primi 30-35 minuti fatti benissimo da noi. Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, molto, molto aggressivi, bravi nella gestione della palla. Poi è venuta fuori la Sammettese, che è un'ottima squadra, ci ha messo in difficoltà. Poi nel secondo tempo secondo me non siamo stati bravi nel riconquistare la palla e poi nel ripartire, però abbiamo cercato sempre, nelle ripartenze abbiamo cercato sempre la profondità e non abbiamo tenuto mai palla e abbiamo avvantaggiato il gioco della Sammettese, che dove ha giocatori importanti. Quali sono le ambizioni del Pineto a questo punto della stagione con questa classifica? Ma è normale che gli obiettivi sono diversi rispetto all'inizio anno. Noi l'obiettivo nostro è cercare di trarre il massimo da ogni partita, sperando di cercare di raggiungere la posizione più alta possibile. Le possibilità le abbiamo e c'è da soffrire, perché questo è un campionato difficilissimo, perché tante squadre sono rinforzate, anche la stessa Sammettese. La Sammettese non è quella delle prime 7 partite, adesso è una squadra vera, una squadra importante, è una squadra che secondo me darà filo da torcere a molte squadre qui. Sì, dai, penso di sì, penso che la vittoria sarebbe stata meritata. Il rigore purtroppo si può sbagliare, non è un problema, però l'importante è che la prestazione c'è stata. Il primo tempo no, non siamo soddisfatti di come abbiamo approcciato la partita, eravamo troppo lunghi, troppo distanti tra i reparti. Poi il secondo tempo abbiamo messo a posto le cose e abbiamo fatto un bellissimo secondo tempo. Sono veramente soddisfatto perché i ragazzi hanno dato tutto, hanno fatto quello che avevamo chiesto. Peccato per il gol, poteva venire, sono state le due o tre belle azioni, non abbiamo rischiato più niente, un tiro alla fine dei Pezzotti, però penso che meritavamo la vittoria, però prendiamo questo punto e un punto di partenza per ricominciare, dai. Bravissimo Mercorelli sul calcio di rigore di Fall, che a quel punto, Andrea, poteva essere decisivo, perché eravamo all'inizio secondo tempo e soprattutto per la Sammettese, che abbiamo visto nelle immagini questo pomeriggio, a quel punto il Pineto avrebbe avuto non poche difficoltà a rimetterla in piedi. Sì, era un momento decisivo della partita, Mercorelli è stato bravissimo, anche perché è andato a prenderlo quel rigore, magari non angolatissimo ma comunque forte, lui è andato deciso, ha battezzato quell'angolo e lo ha neutralizzato, ha fatto davvero un ottimo intervento che ha permesso al Pineto almeno di uscire indenne dal campo della San Benedettese. Poi è chiaro, Pineto aveva fatto discretamente bene all'inizio, poi è uscita un po' una San Benedettese che comunque aveva diverse assenze. Oggi il Pineto si è anche un po' ristrutturato perché hanno giocato alcuni nuovi innesti, Capaldo, Cascione,
E quindi insomma è una squadra che dopo la delusione della prima parte del campionato ora con questi inserimenti cerca nuovi equilibri per potersi dare un girone di ritorno da protagonista. Poi il Pineto è una squadra che storicamente non parte granché e fa grandi finali e rimonta. Purtroppo poi accumulando tanto ritardo nella prima parte della stagione sono delle rimonte che poi non portano a qualcosa di incisivo come può essere la lotta per il primo posto. Lo scorso anno c'è stata la vittoria dei playoff, però speriamo che a questo punto, visto che il primo posto sembra sostanzialmente sfumato, Pineto riesca a fare una rimonta delle sue anche in questa stagione. Anche perché hai sentito Marco Pomante, ha detto poi gli obiettivi... Beh, sì. Oggettivamente sono un po' cambiate rispetto all'inizio. Sì, è evidente, Pineto aveva altri obiettivi. Io dico sempre, pretendere di vincere è eccessivo, competere invece era nelle corde di questa squadra. Purtroppo le cose non sono andate per il verso giusto e ora non resta che massimizzare la seconda parte della stagione. Assolutamente. Oh, prima di chiudere... vi do un paio di notizie che riguardano la Lega Pro, ma non il girone delle abruzzesi, perché sembra essere, Andrea, una serata maledetta per i direttori sportivi, perché a Foggia salta Peppino Pavone e a Padova salta Sean Sogliano insieme al suo assistente Fabio Gatti, quindi insomma serata brutta per i direttori sportivi. Probabilmente dovrebbe arrivare Mirabelli al posto di Sogliano. Mirabelli, sì. Niente meno. Sì. Dicevo, l'unico che probabilmente festeggia, oltre che per il risultato di ieri, di direttore sportivo, è Matteassi, non fosse altro che ha fatto gli anni, ha compiuto gli anni, quindi evidentemente... auguri anche per una settimana che sarà piuttosto calda. Assolutamente. Non solo per lui, Assolutamente, va bene. Vediamo il prossimo turno, Maurizio, e poi andiamo in conclusione, giuro. Castelfidardo, Vasto Gerardi, Castelnuovo, Pineto, Chieti, Nereto, sono due derby, Matese, Porto d'Ascoli, Monte Giorgio, Aurora, Alto Casertano, Notaresco, Fiuggi, San Maitese, Trastevere, questa è una bella partita. Tolentino, Recanatese, Vastese, Fano, ovviamente settimana prossima in una domenica super perché ci saranno anche Viterbese, Pescara e Imolese, Teramo, sempre alle 14:30. Grazie Andrea. Grazie a voi, buona serata. Lo ritroverete domani sera nel corso di replay di Enrico Rocchi alle ore 21 per analizzare il momento del Pescara e poi per chi ci ha scritto questa sera per evoluzioni sul fronte societario, ovviamente ce ne saranno, vedremo se ci saranno novità. Martedì c'è Proteramo, poi via via tutti gli appuntamenti fino a domenica prossima quando ci sarà un super Abruzzo del pallone live con le partite del pomeriggio e poi la sera con le immagini. Grazie per essere stati con noi. Buona serata e buona domenica.